Incontriamo oggi un difensore roccioso, si può dire. Così? Beh, è un complimento, la ringrazio. <ride> roccioso, ci si prova, nel senso si cerca di fare sempre il meglio. Da difensore ovviamente eh, nel supporto della squadra, nel completo servizio della squadra, e, mh, cercare di eh, mantenere eh, la porta inviolata nel nostro caso e festeggiare nel momento in cui un attaccante o un centrocampista fa gol. Tra l'altro il difensore nel tempo è cambiato è cambiato come essenza di calcio perché il difensore fa sempre più parte di quello che è il complesso della squadra in quanto protegge sì, però si sposta anche in avanti. Sì, infatti è diventato un po' un ibrido, diciamo sì. così. E, assolutamente sì, fa parte dell'azione. L'azione parte dalla, da, dalla porta, ma questo non implica necessariamente che il difensore non possa oltrepassare la linea di centrocampo. Diciamo così. e Assolutamente sì, te, tenta anche di innescare nel caso in cui eh, c'è la possibilità una giocata all'attaccante per poter mandarlo in porta. Allora, ripercorriamo un po' i tempi all'indietro. Sì. E... Che anni avevi? Che età avevi quando hai cominciato? Io ho cominciato a 5 anni, oggi ne ho 26 e ho cominciato perché mio fratello ha un fratello più grande e lui giocava al calcio quando io avevo appunto 5 anni e andavo sempre a prenderlo con la mamma agli allenamenti una volta, due, tre, quattro volte, fino a che i miei genitori hanno chiesto all'allenatore del, del momento, di quel momento, di potermi far provare questa esperienza. E io ringrazio i miei genitori perché mi hanno permesso di fare una cosa che ai tempi, perché ormai si parla di quasi vent'anni fa, eh, era difficile per una ragazzina in un paese piccolo, diciamo così. Sì, eh, deve aver stranito un sacco di persone. Diciamo che ha fatto specie, da noi si dice, ha fatto un attimo caso vedere una ragazzina a quell'età eh, avere questa, questa passione che ad oggi continua e sono contenta veramente della scelta che ho fatto e del supporto soprattutto che ho avuto da parte della mia famiglia. Poi mi immagino ci sono stati un po' di anni dove hai giocato nella squadra maschile perché... Sì, fino ai 14 anni ho giocato nella squadra maschile e non è stato semplice, diciamo così. Eh, diciamo che l'emotività e il, il rapporto che si ha in un gruppo di donne a livello calcistico non è assolutamente paragonabile a quello di, di uno spogliatoio maschile, perché ovviamente. Eh, Vedono l'unica ragazzina che gioca a calcio, quindi, se vedono che si fa male, la prima cosa che dicono è che non stiamo qui a pettinare le bambole. Quindi, è, diciamo che è stato abbastanza difficile, è stato difficile. Senti, il rapporto in mezzo a questa moltitudine di maschi, eh, come è stato? È sempre difficoltoso oppure in alcuni momenti anche bello? No, assolutamente. In alcuni momenti, in momenti è anche bello, e lo, diciamo che lo rivedevo nel campo durante le partite perché c'era sempre quella sorta di protezione nei miei riguardi durante la partita. Se vedevano un avversario. Che ci andava un po' troppo pesante, eh, erano i primi che, che mi difendevano. E questo, questa è una cosa che mi sono portata poi nel tempo e, diciamo, che cerco in un certo modo poi di trasmetterla anche alle mie compagne. Tra l'altro, c'è da dire anche una cosa: che però, questi periodi nelle squadre maschili, io credo che rafforzano perché, se uno non ha più voglia oppure è un amore momentaneo verso il calcio, verso il pallone, uno smette. Assolutamente sì, concordo e sono d'accordo. Penso anche che sia stato importante in realtà crescere in una, in una realtà maschile in questo senso, sia a livello calcistico proprio, eh, perché comunque è difficile scontrarsi con un ragazzo quando hai tu 14 anni, ragazzina, un ragazzo a 14 anni è molto più strutturato di te. Quindi sia a livello fisico ma eh, anche dal punto di vista carismatico, diciamo, diciamo così. Senti la tua crescita poi come. Poi, dopo dai 14 anni fino ai 24, quindi per 10 lunghi anni, eh, ho, sono stata. Ho giocato a Perugia, una, nella squadra del Perugia. E poi, ecco, il nostro rapporto con il Perugia. Il mio rapporto con il Perugia si è concluso due anni fa, eh, dopo che, appunto, sono, ho scelto poi di venire qui ad Arezzo. E è così. Io credo, a parte a Perugia, hai giocato anche in Serie B. Sì. In Serie B, eh, poi da giovanissima giovanissima, verso i 15-16 anni eh, facemmo un europeo con la nazionale, siamo, siamo stati 11, 11 giorni in Macedonia, abbiamo fatto un europeo. Tra l'altro incontro durante il nostro campionato di quest'anno molte compagne di, di nazionale, della nazionale dei, dei tempi. E, e questo è sempre un piacere perché vedo che come se non fosse passato mai un anno. e Invece sì, a Perugia per dieci anni. Abbiamo fatto la Serie B, la Serie A2 quando era A2, e sì, ci siamo, siamo stati per due anni in Serie, in serie A dei tempi e, e poi eccomi qui. Senti, eh, che il calcio sia assolutamente migliorato, il calcio femminile, tra l'altro con delle eccellenze particolari perché, visto la difficoltà di quest'anno che è la Serie C, e molti mi dicono che una Serie C, il girone come il vostro, poteva essere abbondantemente un'eccellenza de, della Serie B. Beh, mh, Assolutamente, il girone di quest'anno è particolarmente competitivo e forse il bello è anche questo, che tutte le domeniche eh, devi dare il massimo e non hai la certezza che nonostante le tue capacità, le nostre capacità di, di squadra, eh, si arrivi necessariamente a un risultato positivo e questo forse è indice proprio della, della crescita del calcio femminile ma anche della crescita e dell'attenzione riposta anche negli allenatori eh, che appunto allenano le ragazze una cosa importante credo ehm, ho visto eh, come siete eh, forti anche nel gruppo no? perché io credo che lo spogliatoio sia basilare, importante per quando poi si Anzi, forse in alcuni casi è anche più importante di quando si scende in campo. Assolutamente sì. Questo è diciamo, uno dei valori a cui io ho sempre dato molta importanza. Cioè, entrare in uno spogliatoio e sapere che eh, tutte le ragazze all'interno dello spogliatoio vanno nella stessa direzione, hanno lo stesso obiettivo, hanno il tuo stesso sguardo in un certo senso, è una certezza, è confortante e è la base affinché poi all'interno del rettangolo verde ci si riesca a comprendere al meglio. Allora, eh, la vostra è una squadra fortissima, voi ci tenete tutte che venga fuori il meglio da questa stagione, pur difficile così, ma come disse un saggio, quando le cose sono difficili... La vincita è ancora più bella, no? Assolutamente sì. Diciamo che forse eh, indice di questa sua frase è la partita con l'orobica. Forse quella è eh, per Antonomasia, la partita che più ci ha rappresentato dal punto di vista caratteriale. Che appunto al 95 eh, si è fatto il gol della vittoria. Questo, questo penso sia proprio è importante. È, è quel ehm, Forse probabilmente è quella, quella forza che ti dà ancora di più perché è data da, da un finale in cui sembra che tutto è finito invece in realtà non era finito proprio niente. E, e questa è stata una bella vittoria. Tra l'altro, bisogna anche dire una cosa importante: la società vi sta molto vicino, il presidente vi coccola e magari vi rimprovera qualche volta perché, magari, forse se c'è una cosa da dire di questa squadra che spesso avete moltissime occasioni da rete eh, e spesso vi mettete in difficoltà da sole. Però eh, avere una, una società così credo che sia importantissimo, anche perché il calcio femminile sta cambiando. Siete arrivati ormai a Sky, fanno vedere le partite. Dico la verità, io mi sono anche un po' ultra passato all'ultras eh, tifoso di voi, perciò eh, che non pensavo, eh? cioè, <ride> lo dico subito che non pensavo. Preferisco venire a vedere voi che la serie D con l'Arezzo, perché la serie D credo che no, <ride> sia un, una serie incalcolabile. Insomma, indipendentemente da questo, e... hai al altri che ne so, piccoli particolari. Che tu, che tu ami al di là di questo pallone oppure c'è solo il pallone? No, <ride> purtroppo o per fortuna no, diciamo così. Eh, per eh, sottolineare ciò che ha detto lei adesso, eh, abbiamo una società che com come, come ha detto lei ci coccola e non ci fa mancare niente e questo eh, nonostante io siano vent'anni che gioco a pallone probabilmente... Non mi è mai successo, questa, questa è la verità ed è giusto che, sia, che, che venga riconosciuta. E sì, al di fuori del calcio studio ancora, spero di essere prossima alla laurea, studio psicologia clinica. E... Non studi neanche una materia che sia di quelle molto facili. No, 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 è, diciamo che in realtà... Eh, se ci pensa bene anche il fattore mentale, anzi probabilmente il fattore mentale è, è un fattore molto, inf, influenza molto anche la, la, stessa, eh, la stessa partita, la, lo stesso approccio alla partita e penso che non debba essere tralasciato in nessun, in nessun modo. Si può dire una cosa, eh, il calcio femminile non, eh, non vi fa fare grandi guadagni, in alcuni casi siete costretti a lavorare, studiate. Perciò il tempo libero praticamente è ridotto quasi a nulla e questa è una grande passione. Assolutamente sì e le dirò anche che non, non mi dispiace che sia così, perché forse è anche il bello del calcio femminile questo, il fatto che non ci sia una, una spinta ad una squadra che sia semplicemente dettata dal valore economico, un vero attaccamento alla maglia nel momento in cui si sceglie, si sceglie di, di sposare un progetto, di sposare eh, gli ideali della società. Mi ha fatto morire da ridere, dice una notizia, dice è stata acquistata una giocatrice fortissima italiana dal Barcellona e gli è stato riconosciuto 100.000 euro di, di contratto. No? 100.000 euro di contratto è un contratto di un normale giocatore di probabilmente di serie B, si va oltre. Di serie C deve essere un buon giocatore, però insomma quello è il contratto. Sì, ancora non ci siamo. No, no non ci siamo. È, è pur vero che qualcosa si è mosso in questa direzione perché si sta attendendo appunto di poter parlare di professionismo. È pur vero che eh, il professionismo non eh, ricopre il settore della, della Lega, della serie C, in questo senso anche della serie B credo. Però mm, in questo caso non necessariamente eh, essere professionisti sia credo sia importante, l'importante è essere professionali in questo senso, quindi mantenere gli obiettivi ben fissi, realistici e cercare di conseguirli al meglio. Ultima battuta, eh, c'è stato un pareggio, né, non ve l'aspettavate. Beh, diciamo che eh, durante la settimana ci alleniamo affinché queste cose non, non avvengano e c'è un po' di amarezza, c'è un po' di amarezza perché comunque. Eh, Credo che abbiamo eh, creato tanto in mezzo al campo, abbiamo creato eh, molte occasioni, come anche prima ha detto lei, e abbiamo rischiato molto poco, eh, non abbiamo subito tiri in rimporta. Quindi eh, forse l'amarezza è proprio questa. E, però purtroppo eh, non possiamo fermarci a quel momento, altrimenti non potremo andare avanti e approcciare al meglio le partite successive. Come siete ancora in testa nonostante il pareggio o no? Credo di sì che siamo ancora in testa, ma penso che, cioè, data la questione Covid, ci sono molti rinvii e molte partite da, da giocare ancora. Quindi, questo un po' diciamo che tende a disequilibrare eh, anche proprio il campionato in sé per sé. Avete preso, vi intendete, avete preso delle giocatrici straniere. Come vi intendete? Beh. Diciamo che in un certo modo il gioco del calcio è universale il linguaggio, quindi, per quanto riguarda il mio reparto, sali, copri, esci le marcature. E devo dire che, nonostante la, la differenza di lingua, mi sono accorta di quanto queste ragazze si, si impegnino, innanzitutto, a, a comprendere la lingua così che possano mettere te. Nella condizione di poter essere il più chiara possibile e non è così scontato in realtà. Non è per niente scontato. Senti, sono forti? Molto. Mol non, non credo ci sia una giocatrice che non è forte all'interno del nostro gruppo. Allora si vince o non si vince? Io vor noi vorremmo vincere. Io vorrei vincere. <ride> è questo l'obiettivo che ci poniamo da, dall'inizio, da agosto. Senti, eh, quando prenderai la laurea eh, ce lo dirai? Certo. Eh, perché saremo lì a fare il tifo per te e soprattutto perché gli altri devono capire che il calcio femminile è fatto da persone come te, che prendono la laurea, che tra l'altro una laurea difficilissima perché quella che prendi te è molto difficile, ricordiamola è... In psicologia clinica è una delle cose più devi amare tutto quello tipo calcio perché altrimenti non ti saresti avvicinata a una materia del genere però questo vuol dire tanto impegno da parte tua e tutto quello che fai ci metti tutta a se stessa, credo che questa questa è una giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile grazie mille, mi ha emozionato quello che ha detto, <ride> grazie grazie Oggi il ruolo di centrocampista è completamente diverso da quello che era una volta o come si concepiva il calcio una volta. È un ruolo che può essere importantissimo nei momenti dove la squadra subisce e anche importante quando si va avanti. E da che punto di vista te sei più adatta? Allora, eh, ultimamente ho provato anche il ruolo di difensore centrale, quindi potrei dirvi che sono più difensiva, però nella mia carriera ho fatto anche ruoli un po' più offensivi e comunque la fame da gol eh, piace sempre averla, quindi diciamo il centrocampo è il fulcro un po' di tutta la squadra, quindi bisogna esserci sia quando si difende che quando si attacca. È fondamentale saperci gestire anche con il proprio compagno che si ha di fianco, quindi magari una volta salgo io, una volta sale la mia compagna. Una cosa che sembra bella eh, e che di solito appartiene alle squadre vincenti è quello che succede nello, nello spogliatoio, perché è lì che si creano le amicizie, il gruppo, eccetera. Sembra almeno così apparentemente sembra che il gruppo ci sia. Sì, sì, è un gruppo fantastico. Arezzo per me è stata una scoperta sì, di nuove compagne, ma ho trovato anche amiche eh, con la A maiuscola e sono contentissima. Nello spogliatoio si vive un'atmosfera bellissima. Tra l'altro sono colei che mette la musica prima delle partite e quindi la DJ della squadra. E sono contenta che mi hanno dato questo ruolo, tra virgolette. E... No, è un gruppo fantastico, non si può dire niente. Siamo affiatate, siamo proprio un, bel, un bellissimo gruppo. Ecco. Sì. Senti, mi racconti qualcosa di come hai cominciato? Ho cominciato quando avevo sei anni, quindi ora vado per farne 22. Ora è un bel pezzetto. Ho iniziato con i maschi, quindi i primi 12-13 anni l'ho fatto con i maschi. Quindi è stato abbastanza duro quando ti dicevano, ah c'è una femmina, però testa alta. C'avevo dei bei compagni anche lì che mi dicevano di non mollare, infatti, anche grazie a loro se sono arrivata dove sono arrivata. E, e niente, è stata dura perché ci dovevamo cambiare io con la mia mamma dentro magari magazzini o cose varie, però. Se è successo quello che è successo va bene così, perché sono arrivata qua a Arezzo sono contentissima. Senti, eh, hai fatto eh, dopo il primo periodo fino a 14 anni, dopo sei entrata subito nel calcio femminile? Sì, sono andata a Firenze, ho fatto i primi anni nella CF Firenze, che poi è diventata fiorentina e ho fatto quattro anni lì a Firenze. E... Essendo tifosa fiorentina, giocare con la maglia viola e il giglio sul petto è stata un'emozione unica. Ho avuto l'opportunità anche di alzare due archi di Trento, due coppe dell'Arco di Trento, quindi sono contentissima. Senti, hai conosciuto anche qualche giocatrice che poi ha continua a giocare in Serie A? Eh, pensare che la mia idola era Giulia Orlandi e ora ci giochiamo insieme, ci prendo la macchina tutti i giorni insieme, quindi è molto soddisfacente questo. Senti, un'altra cosa importante, quanto è cambiato il calcio da quando hai cominciato? Eh, quello fem femminile è cambiato boh, da 0 a 100, a 200. E appunto, quando iniziai a giocare nelle squadre femminili c'erano poi squadre, si faceva un campionato primavera comunque regionale, poi piano piano diventava sempre più importante, interregionale, fino ad arrivare comunque a una serie C, quella che facciamo noi oggi, che è diventata molto più competitiva, ma possiamo vedere anche rispetto a un anno o due anni fa sta crescendo il movimento del calcio femminile, e noi donne dobbiamo essere fiere di questo. Tra l'altro ancora non ci siamo per certe cose, certe situazioni, perché anche giocatrici importanti, famose e roba del genere, ancora prendono un centesimo di quanto prende un giocatore importante. Però, indipendentemente da questo, e con questo diciamo, chiudiamo l'intervista. Diciamo per figurare quello che sei: allora, eh, cuore viola. E maglia Amaranto. Il cuore rimarrà sempre viola, però si sta colorando un po' da Amaranto, perché è una società che veramente ti dà il cuore e l'anima. Eh, dal presidente al mister, alle compagne a eh, tutte le persone che girano intorno a questo ambiente. Quanto vi coccola Anselmi? Tanto, tantissimo. <ride> Lo ringrazio anche ora. È una persona fantastica, è un presidente unico, veramente. Ma c'è un pensierino di vincere questo campionato? Cioè c'è, e come se c'è? E come? Senti, l'hobby? Un hobby eh, importante che è oltre il calcio. Allora, eh, a me sinceramente sto studiando scienze motorie, quindi è quello di rimanere nell'ambito sportivo, ma anche ho lavorato in una palestra e mi piacerebbe continuare su, questo, su questa cosa qui che vorrei diventasse il mio lavoro. Come hobby ne ho abbastanza: scrittura, fotografia, giocare alla PlayStation ogni tanto. E il DJ? E il DJ nella squadra esatto. Qual è la musica che vi è esalta di più? Ma La pop è la nostra canzone finché, finché non mi seppelliscono di bianco, quindi quella è la numero uno. Grazie. Grazie a voi.